raggiunto nel frattempo Don Nicola Castriotta, vicario parrocchiale della parrocchia di San Giuseppe Artigiano di San Giovanni Rotondo. Grazie a Don Nicola per essere stato con noi. Grazie a voi. Don Nicola ha anche animato una delle giornate del Rosario dei, di San Giovanni Rotondo l'8 maggio. Avevi eh, dedicato avevi questa giornata alla GMG del 1989 di San Diego e oggi sei qui a farci compagnia con dei ragazzi che sono poi in qualche modo dei rappresentanti di coloro che hanno animato proprio la giornata del Rosario di ieri che era dedicata a chi partirà per la prossima GMG per Lisbona dall'1 al 6 agosto prossimo. Don Nicola, eh, tu sarai con loro, li accompagnerai in questa GMG, qual è il, il pensiero e qual è, soprattutto cos'è che ti aspetti da questa GMG? Io ho partecipato, buongiorno a tutti, anzitutto grazie a voi dell'invito, e ho partecipato a una GMG che è stata quella del 2016 eh, lì a Cracovia. E adesso in veste nuova, diciamo da accompagnatore, da sacerdote, accompagno sette ragazzi della, della, della mia comunità parrocchiale a questo evento, questo grande evento. Certamente la pandemia ha cambiato, ta ha cambiato tanto. E non so che cosa aspettarmi da, questa, da questo evento, eh, ma sicuramente sarà un evento di, di, di cambiamento, eh, sarà un, un evento nel quale ritrovarsi insieme no? con la gioia di camminare insieme no? come cristiani di tutto il mondo. Eh, lo ha anche sottolineato Papa Francesco quando ha scritto il messaggio proprio per questa GMG. Perché, perché, così uh, possa essere un evento uh, veramente di uh, fecondo, fruttuoso, no? uh, in cui tanti giovani si sentano spinti no? e chiamati, chiamati da Dio. E c'hai portato alcuni, alcuni ragazzi. Salutiamo Pasquale, Andrea e Irene. Grazie per essere con noi. Immagino per voi sarà sicuramente anche la prima GMG, uno, il primo dei grandi eventi soprattutto dopo quella che è stata la pandemia. Ecco, quindi a voi chiedo: ecco, avete proprio un microfono, lo potete anche passare tra di voi, a voi proprio chiedo che cosa vi aspettate da questa GMG. E poi una domanda: perché oggi un giovane decide di partecipare alla GMG? Allora, buongiorno a tutti, sono Pasquale. Allora, innanzitutto, che cosa mi aspetto da questa GMG? Io mi aspetto molto di scoprire veramente cosa significhi ehm, fare la Chiesa, eh, essere partecipi di una Chiesa che non è solamente quella delle nostre comunità, delle nostre quattro mura, ma una Chiesa che è nel mondo, e, incontrare tanti ragazzi, tanti sacerdoti, educatori che vengono da ogni parte del mondo è, è per me un, un motivo di grande gioia perché comunque si scopre veramente che cosa significa chiesa che non è quella che pensiamo, che pensiamo diciamo, comunemente. Buongiorno a tutti, sono Adriana. E, allora, per me la GMG rappresenta un'opportunità un per ecco ricaricarmi da un punto di vista spirituale l'opportunità di conoscere nuove persone, nuovi giovani e condividere con loro un'esperienza di fede. Buongiorno, io sono Irene e secondo me un giovane deve, venire alla, deve andare alla GMG per testimoniare che i giovani ehm, sono parte della Chiesa, parte importante della Chiesa e sentirci tutti insieme, secondo me ci dà anche forza di andare avanti, di credere sempre di più. Non Nicola, eh, chiederei a te. Um... Papa Francesco, un po' come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, sta dando particolare importanza ai giovani, eh, lo ha fatto anche, soprattutto per i giovani, per il servizio che loro svolgono all'interno della Chiesa. Eh, cosa c'è da aspettarsi, secondo te, anche da quello che sarà proprio la presenza del Papa, di Papa Francesco lì a Lisbona, eh, e quali saranno le sue parole, i suoi messaggi, secondo te, oltre a quelli che sono stati già rilasciati prima della GMG, cosa accadrà ecco a Lisbona? Come dicevo prima, comunque sarà un evento di ripresa, ecco, un evento per i giovani di ripresa. Eh, ma non sarà, non sarà solamente un evento. No? È bella proprio la GMG perché c'è la presenza del Papa e il Papa è vicino ai giovani. No? Giovanni Paolo II è stato l'ideatore delle GMG. Lo sappiamo, anche la sua passione per i giovani è, è lo, lo manifestava in tutte le. Tutte le forme è no? una visione quasi profetica, quella delle esatto, geologie esatto. Mentre Papa Francesco adesso comunque sarà un Papa Francesco diverso. Un po' più, eh, comunque, ecco, ehm, anche avanzato no? nel, nell'età, sicuramente. Eh, ma eh, comunque, ecco lo spirito no? che alla fine è quello che conta: no? lo spirito del Papa è quello che conta. No? Al di là dell'aspetto eh, fisico di come si presenterà, no? eh, ma quello che conta che conterà sarà proprio eh, il suo spirito giovanile no? eh, e attento ai giovani. Eh, lui, in realtà, ecco, desidera molto anche nel messaggio eh, che ha pubblicato non è nel sito della GMG di Lisbona, lui desidera molto incontrare i giovani e veramente ci crede in questo evento no? perché possa essere un evento di ripresa anche per l'intera chiesa, no? come prima diceva Pasquale, no? per l'intera chiesa. Eh, perché sappiamo che ecco, veniamo da eh, anni un pochettino difficili no? di isolamento, di solitudine e sicuramente questo evento andrà a risvegliare un pochettino quelli che sono i desideri ehm, alla fine di, di noi cristiani no? che è quello della comunione, della partecipazione e della missione che poi alla fine sono le tre parole del sinodo no? che ci accompagnano in questo sinodo che stiamo vivendo in questi anni quindi comunque eh, Papa Francesco eh, sottolineerà l'impegno ecco, e la testimonianza dei giovani nella Chiesa, che sono parte attiva, non sono eh, secondari, no? sono, devono essere i protagonisti di questa Chiesa in trasformazione, non in cambiamento. E si riaffermeranno come protagonisti, soprattutto, appunto, lo dicevamo dopo quello che è stato il momento pandemico che in qualche modo ci ha coinvolto e toccato tutti quanti. Sì. Grazie, Grazie, Grazie don Nicola, per essere stato con noi. Grazie Ovviamente continueremo a raccontare questa GMG nei prossimi appuntamenti di Just Today è chiaramente in quella che può essere la GMG dall'1 al 6 uh, agosto. Grazie a Don Nicola per grazie. essere stato con noi, grazie, grazie. a Pasquale, ad, uh, ad Irene e ad Adriana e grazie tramite voi a tutti i ragazzi della diocesi di Manfredonia e San Giovanni Rotondo che appunto si uniranno a Papa Francesco uh, a inizio agosto.